personalità veneta, vicentina, hanno appena dato i voti, lei che rapporto ha, come la giudica, promossa, bocciata? Io ho un rapporto divergente, però diciamo che funziona, dai. Le volte che c'è stato bisogno si è sempre stati assistiti. Forse, ecco, quando si va al pronto soccorso si aspetta un po' troppo. Io devo fare la prostata, mi confido per televisione anche la prostata, e la cataratta. Devo andare al CUP, prendere appuntamento. Ho rinunciato, non vado da nessuna parte. Quando è arrivata la mia ora, sarà quella. Ma perché? Perché appunto ci vuole tempo. Ho avuto un amico che è andato al CUP la settimana scorsa ed ha aspettato non so quanto. Io che non riesco neanche a stare in piedi qualche là, devo mettere giù la macchina. Beh, guardi, io ho avuto appunto poco tempo fa un incidente stradale, però sono stata in ospedale e ho visto che sì, c'è un po' di attesa da fare, però nell'insieme insomma va tutto bene. È vero, la sanità veneta, soprattutto veneta oltre che italiana, ci sono proprio dati statistici che è scesa di molto. Cosa vuoi in ospedale? Te sì, o anche fare visite, qualcosa, te sì, un numero, e te manda da un ufficio e altro che partite invece. Io devo solo ringraziare, io mi sono sempre trovata bene, non ho niente da dire. Quindi promosso? Non ho niente da dire, 100%. E mi stanno aiutando tanto, quindi farei solo un peccato se mi pronungo male. Non saprei, sotto certi aspetti va anche abbastanza bene, è che mancano tanti medici e questo si riflette molto. Cioè. Gli appuntamenti che si prendono non sono più veloci come erano prima, la disponibilità dei medici, e d'altronde posso anche capire che mancando medici, mancando infermieri c'è anche questo problema. Ecco, ma diciamo che comunque siamo ancora a un buon livello. Io la sanità veneta la considero molto bene, con degli ottimi risultati rispetto sia al nord Italia e al sud, non ne parliamo. Quindi su questo siamo fortunati. Certo, per carenza di medici, di infermieri, di corpi sanitari, questo si ripercuote su tutta la cittadinanza. Ma per il momento vorrei dire e lanciare una lancia a favore della nostra sanità. A noi va bene così, anche se carente, ripeto.